Buonasera, buonasera, 21:10 in diretta su Rete 8 Sport, nuovo appuntamento riguardante naturalmente la Pescara e il campionato di Serie B, 0-0 contro il Cesena nel turno infrasettimanale nel pomeriggio di oggi. È un 0-0, il secondo stagionale davanti al pubblico amico, non accadeva dallo scorso 24 febbraio, ma è un punto prezioso, molto importante in chiave salvezza. Tra l'altro la classifica continua a sorridere, biancazzurri, perché la squadra di Pillona ha incrementato il vantaggio sulla zona playout, più 5 a 3 giornate dall'epilogo della stagione. Naturalmente sabato ci sarà un confronto molto importante sulla carta, quello di Novara, Novara che ha bisogno di punti, però questo Pescara lascia ben sperare. Anche oggi un buon primo tempo, ha provato a vincerla la squadra di Pillon con maggiore determinazione. Il Cesena poi nella ripresa si è abbassato ancora di più, spazi intasati, e alla fine è scaturito questo 0-0 che comunque può accontentare, ripetiamo, la squadra di Pillon. Buonasera ad Aldo Fattore, grazie buonasera. Per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per l'invito. E buonasera a Giuseppe Tambone. Buonasera, in orario un po' pre-notturno. Sì, stavolta. Pre-notturno. Stavolta è pre-notturno. Oggi sì, oggi è l'ultima volta. Hai ragione. Allora, commentiamo questo pareggio, perché comunque la squadra si è espressa su buonissimi livelli. Penso insomma, ha confermato tempo. I progressi delle ultime giornate. Sì, ma da quando c'è Pillon la squadra non ha fatto altro che migliorare. Certo. Oggi ha fatto anche una partita giudiziosa, perché in effetti oggi era prima di tutto importante non perdere, e quindi in più la squadra ha giocato, specie al primo tempo, discretamente, ci ha creduto. E poi le vicende della partita hanno fatto sì, fermo restando che giocare contro la squadra di Castori è sempre difficile, ritengo che il punto sia buono, sia sì, buono, e credo, a meno che mi sembra impossibile, degli stravolgimenti, no, no, ormai credo che la salvezza sia un fatto, perché 47 io credo che... fissiamo la quota 47 e quota salvezza. Per me 47 è quota salvezza, considerando che ci sono ancora degli scontri, ma poi tra di loro, certo. Ecco, domenica per esempio c'è Cesena-Parma, e Cesena non è facile che faccia cioè... È un poi campionato, Pescara avrà due scontri diretti, prima il Novara, poi l'Ascoli in casa, quindi insomma tante, comunque, dobbiamo, tanti io devo dire veramente che Pillon è stato bravo, ed è stata una scelta giusta, e dobbiamo dire grazie a Giorgio Repetto, sì, che lo ha portato, perché fortemente sapeva, voluto da Giorgio, in effetti oggi, e penso che la città lo cominci ad apprezzare il lavoro di questo. Sì, perché insomma Pillon, Giuseppe, è vero, ha toccato le corde giuste del gruppo, ha rianimato la squadra, ma ha rianimato anche l'ambiente. Sì, è stato un effetto collaterale importante, un ambiente come quello di Pescara, che è vero che è facile a infiammarsi ma anche a deprimersi, quindi nella situazione in cui ha preso la squadra credo che fosse veramente al minimo storico da non so quanti anni, anche perché veniva da un ciclo di partite e da una situazione molto preoccupante. È riuscito a, credo anche con un po' di buon senso, però ti devo dire che nei ritmi non elevati visti oggi di questa partita, sostanzialmente tranquilla per quello che può essere una partita, no? Con due squadre che comunque cercano i punti per salvarsi, oggi forse si è vista un po' l'impronta che Pillon è riuscito a dare a questa squadra, soprattutto con la continuità e le diversità rispetto alla squadra di Zeman. Innanzitutto, al di là del modulo, della continuazione di questo modulo, su cui comunque la squadra aveva lavorato per 7-8 mesi, e quindi è quello che inevitabilmente, con pochissimo, anzi con zero tempo, zero minuti disponibili, era quello che dava più tranquillità.
Quindi soprattutto forse... intanto buon senso, no? Perché sì, ripartito dal, senso dallo stesso sistema di gioco. Ripartire dallo stesso sistema di gioco e poi cercare di migliorarlo adattandolo a quello che era anche il momento che viveva il Pescara, perché questo non era il momento né di fare esperimenti né di tentare cose fuori luogo. E il suo Pescara rispetto al Pescara di Zeman, innanzitutto è una squadra che riesce a trovare un maggior equilibrio tra la fase offensiva e quella difensiva, riesce a mantenersi maggiormente coperto, riesce anche ad utilizzare non più le verticalizzazioni di Zeman, ma il palleggio. E attraverso una fase difensiva che è più collettiva, mentre prima Zeman aveva i tre attaccanti che per altra filosofia di gioco li voleva sempre alti, e qui vediamo che a turno ciascuno dei tre o due su tre, oltre ai movimenti di copertura a scalare che fanno, vengono anche a dare supporto al centrocampo. Questa è una cosa fondamentale. Perché? Perché riesce a dare la possibilità alla squadra di rimanere corta, e soprattutto, rimanendo corta, di non isolare quando fai la fase offensiva, come succedeva in precedenza, di addirittura tenere troppo lontani tre là davanti, perché uno dei problemi del Pescara è stato quello di riuscire a veicolare il pallone, di creare la squadra sempre corta e compatta. Quindi io credo che è riuscito a mantenere nella normalità la situazione, però dando dei concetti di gioco, o meglio cercando un'interpretazione da parte degli stessi giocatori. E in questa situazione, in questa condizione, anche l'ipotesi di Brugman come palleggiatore, oggi detto tra di noi, ha avuto vita facile, perché il Cesena di Castori ha cercato più di attaccare, se era possibile, o di bloccare il Pescara sugli esterni, evitando per esempio di mettere il Laribi della situazione, che andava a fare da schermo. Quindi è anche diciamo la posizione che ci ha provato di all'inizio, ho visto in televisione con Emanuello, poi sostanzialmente non poteva reggere la cosa, quindi lo ha lasciato libero. È un giocatore come Brugman, in questo contesto, con una difesa più collettiva, con una protezione della linea difensiva che non viene solo da lui e dai centrocampisti, e quindi con una squadra corta, secondo me riesce anche a valorizzarsi meglio in quel ruolo lì. Certo. Che tu sai perfettamente che io invece ero sono del parere che un giocatore come Brugman, in un contesto diverso, ai 20 metri dalla porta, secondo me si valorizzerebbe 100 volte di più rispetto a questo ruolo. Però questo non c'entra nulla in questo contesto, perché lo stesso Pillon ha preso questo giocatore e lo sta utilizzando al meglio che può in un contesto dove ci sono altri 10 che si muovono in una certa maniera. E poi diciamo anche che dal punto di vista atletico aveva lavorato benissimo la squadra con Zeman, adesso il Pescara lo ha riconosciuto, lo stesso Pillon, che è un signore sotto questo profilo, lo ha ribadito a più riprese, e in questo momento della stagione, momento chiave per tutte le squadre, le altre camminano, le altre formazioni, il Pescara vola, anche se oggi poi nel finale è accusato un po' di fatica, ma ci sta, perché tre giorni fa insomma si era già giocato. Io adesso, rilasciandomi il discorso suo, provo parlando terra a terra, come parlavo con degli amici, qual è la differenza, perché volevano molta gente, no? Dice questo fa meglio di Zeman, a parte per io ho una grande stima di Zeman, prima di tutto per l'uomo Zeman, e poi perché è un maestro di calcio. Ho detto guarda che la differenza tra Zeman e questo è che Zeman, diciamo che in questo sbagliava perché non aveva gli uomini adatti, voleva assolutamente andare tagli, sovrapposizioni, cosa che ha si dimostrato che i giocatori del Pescara non erano all'altezza. Questo ci ha messo più buon senso, li ha disposti, dato che i giocatori del Pescara nel palleggio sanno, ci sanno fare. Ma infatti. Quindi ecco, terra, questa è la differenza. Poi io però rimango dell'avviso che in questo momento credo che sia stucchevole continuare a fare il paragone tra Pillon e Zeman. No, perché Pillon e Zeman? Io non c'è. No, Pillon... dico perché si continua a dire la squadra di Pillon, la produzione offensiva di Pillon è migliorata. Pillon è stato intelligente. Esatto, questo è il discorso. Cosa che mi dispiace dirlo, Massimo Epifani, che fra l'altro stimo una cosa d'altra,
che non aveva esperienza, sì, sì, aveva stravolto tutto quanto, parlando anche, e questo mi è dispiaciuto molto, non bene del predecessore. In questo caso non si parla. Comunque, va ribadito che Zeman ha fatto comunque i suoi 36 punti in 28 partite. Grazie a lui, e grazie a quello che ha fatto fare a Pettinari. Ecco perché dico che i paragoni sono improponibili, perché sono momenti diversi. E Pillon è stato bravissimo, e questo lo abbiamo sottolineato. Infatti, ribadito. Ha parlato di Zeman, ha detto il maestro Zeman. Certo. Non è che ha detto. E lo dirà in conferenza comunque stampa. Comunque, c'ha tanti detrattori Zeman a pescare. Questo, questo mi dispiace. Molti allora, facciamo così: andiamo a leggere i numeri di questa giornata. La 39esima nel campionato di Serie B, ieri nell'anticipo 1-1 tra Palermo e Bari, il Palermo affidato a Roberto Stellone dopo la pesante sconfitta partita proprio venerdì scorso dal Palermo di Tedino sul campo del Venezia. Venezia che oggi ha vinto a Vercelli, quarto successo consecutivo per la squadra di Pippo Inzaghi, che a questo punto è la vera rivelazione del campionato, almeno nel girone di ritorno insieme con altre squadre, però il Venezia è una matricola, non lo dimentichiamo. Palermo Bari 1-1, ad Avellino Cittadella batte Avellino 2-0, e questo è l'11° successo esterno. Non solo, ha fatto 37 punti, sì. Io l'ho vista oggi la partita, sì. Credimi, Massimo, ha giocato 2/11 di quelli del Sassuolo, sì, sì. Proprio non c'è stata partita. È una squadra vera, no, non ci atleticamente sono dubbi. Veramente pimpante, anzi potrebbe veramente, questo è, purtroppo, aveva accusato qualche battuta vuoto qualche settimana fa, adesso gol, si è ripreso. Non so se l'hai visto, Bartolomei. Sì, sì, molto bello. A Brescia, Frosinone batte Brescia 2-1, deciso Ciano nei minuti finali della partita. Anche qui Cellino, il vulcanico Cellino, ha fatto qualcosa, non so se possiamo definirlo con qualche aggettivo. Un altro Zamparini. Perdere, però insomma, esonerare Boscaglia con una squadra praticamente di fatto salva e affidarla a Pulga, che però era stato con Cellino a Cagliari, vabbè, comunque, tutte situazioni, Massimo, molto strane. Oggi proprio Frosinone ha dimostrato, sì, la bellezza di questo campionato. Sì, Il Frosinone al 94esimo del secondo tempo era fuori. Sì. Ha fatto un errore il difensore, ha fatto rimbalzare la palla. In pieno recupero, ha segnato Ciano. E il campionato di Frosinone è cambiato. Certo. Carpi-Empoli 0-0, Cremonese-Novara 1-1, Novara prossimo avversario del Pescara proprio sabato alle ore 15, Novara senza Macheda, lo ricordiamo che è stato espulso sul parziale di 1-0 per la squadra di Di Carlo, di fatto è stata decisiva l'espulsione, mancherà sabato, e questa è una buona notizia, anche se Macheda non segnava da 5 mesi, oggi è tornato a realizzare un gol, ad avere un certo feeling con la porta avversaria, segnando il gol del momentaneo vantaggio, però poi è stato espulso, dunque sarà squalificato. Entella Ascoli 1-1, Foggia batte Spezia 2-1, Parma Ternana 2-0, Pescara Cesena 0-0, Pro Vercelli Venezia 0-2, Perugia Salernitana, il posticipo delle 18 è finito 1-1, Salernitana in vantaggio, e poi c'è stato il pareggio del Perugia. Vediamo la classifica dopo 39 turni. In testa l'Empoli, già aritmeticamente promosso in Serie A, l'Empoli di Andrea Azzoli con 78 punti, Parma 66, Frosinone 65, Palermo 64, Venezia 63. Sarà un finale avvincente per quanto riguarda la seconda piazza, che darà diritto alla promozione diretta in Serie A. Poi Cittadella e Bari 61, Perugia 59, si chiude qui la griglia playoff, Foggia 54, Carpi 51, Spezia 50, Salernitana 48, Brescia e Pescara 46, Cremonese 44, Cesena 43, Novara 42, Entella, Avellino ed Ascoli 41, Ternana e Pro Vercelli 37. Restiamo sulla pagina della classifica, poi seguiremo la sintesi, le azioni salienti del match Pescara Cesena con i contributi più interessanti, le interviste e il post partita rilasciate da Pillon e da Castori in conferenza stampa. Più 5 sui playout fino a 10 giorni fa, perché questo è il terzo risultato utile consecutivo. La situazione era completamente diversa. Era quasi tragica. Vedi com'è cambiato tutto. Vabbè, comunque sia, già a Palermo si vide un ottimo, forse il miglior Pescara della stagione, abbiamo visto la partita di Palermo. Però dopo la sconfitta di Vercelli, purtroppo, no? C'era la sconfitta anche un po' di Vercelli, ci poteva di scoramento. Vercelli ha battuto, oggi per esempio col Venezia non doveva, uno non doveva perdere. Il Vercelli domenica scorsa ha battuto il Parma. Sì. E quindi, però oggi con questa sconfitta, ha parlato l'allenatore, oggi l'ho sentito a Sky,
sia lui che Grassadonia, sì. Sì, dice, noi ci crediamo fino alla fine. Sono sempre quattro punti, insomma, dai play-out. Sì, certo, ma però vabbè, tre ma giornate dalla ormai. Fine si fa davvero complicata per tutte e due. Giuseppe, più 5 sui play-out, una situazione ottimale, direi, no? A questo punto. Sì, ottimale perché si sta vedendo con, nella positività, il vantaggio di avere gli scontri diretti, di, certo, di non dover guardare altri risultati, di non dover aspettare, no, altre cose da altri campi, da altre situazioni, da altre squadre. Manca un punto secondo te? Sì, almeno 47. Uno, io un paio li metterei dentro, però diciamo che ci sono, queste tre, sono queste tre partite. Quindi 48 si è... 48 è matematico. Sì, diciamo che... Che la matematica poteva esserci, ecco, anche oggi, secondo me, in occasione di un'eventuale vittoria, perché non solo tenevi una squadra di più, che era il Cesena, a 41 punti, quindi ti mettevi a più 7, che a quel punto... Se avessero vinto la Nentella e l'Avellino, cambiamo no, un po' però, le cose. Però, ecco, infatti, proprio per questo. Però dico, il Pescara ha questo vantaggio di dover giocare comunque, certo, degli scontri diretti, dove, cioè, fai il tuo e non stai a guardare il resto. Però il campionato è quasi in salvo, lo diciamo e bisogna dirlo, che è uno sport imprevedibile, per cui queste tre partite che si affrontassero come vanno affrontate, come hanno affrontato queste ultime, e anche perché credo che una chiusura in crescendo del campionato, un campionato che si era complicato tremendamente, debba essere un obiettivo non solo dell'allenatore, dello staff, ma anche dei giocatori, perché, certo, chiaramente hanno vissuto fasi diverse, e quindi dare un'impronta, dare un segnale di un certo tipo diventa anche importante per loro, per il loro proseguio, non solo nel Pescara ma anche in altre squadre. Quindi io non credo che ci possano essere sorprese per il Pescara, anzi credo che questa squadra, magari anche liberata da questo punticino fatto subito, possa fare finalmente, ecco, libera da ogni oppressione, possa fare sicuramente bene in queste partite. Diciamo subito che, insomma, Pillon ha lavorato molto bene sulla qualità del gioco, sul giropalla, su tante cose che sono sulla testa dei giocatori. Sulla testa, sì, subito, appena è arrivato, infatti gli effetti L'impatto sono stati immediati, ma anche sulla qualità del gioco, perché la squadra indubbiamente gioca meglio e ha consolidato la fase di non possesso, perché nelle ultime due partite 0 gol al passivo, ha vinto 3-0 tre giorni fa a Terni, oggi 0-0 col Sera, quella fase di non possesso, zero gol ma anche pochi pericoli, corsi. Pochi pericoli, assolutamente, quella fase di non possesso che era un po' era stata, no, sottolineata anche nell'ultimo segmento della gestione Zeman. 8 gol subiti nelle ultime 10 partite, la cosa non piaceva al mister, io lo ricordo perfettamente, non piaceva questo tipo di atteggiamento, che... però probabilmente aveva capito che questa squadra non poteva dare molto di più, quindi nell'ultimo segmento della gestione Zeman, diciamola tutta la verità perché ci sono i numeri, 8 gol subiti. Comunque, la squadra con questo atteggiamento nella gestione di Zeman, che gli chiedeva altro, certo, andava in autoprotezione. Con questo stesso atteggiamento oggi si trova proprio agio. Assolutamente. Perché questa autoprotezione in questo momento si trasforma in un modo di interpretare la partita, perché ci sono altri cambiamenti, sì, rispetto a come si giocava prima. Non è un paragone tra gli allenatori, no. Ma bisogna anche dire che Pillon probabilmente è stato anche, tra virgolette, condizionato dal momento in cui è arrivato, dalla, sì, situazione che ha trovato, a magari fare questo tipo di situazione. In un periodo di tempo un po' più lungo probabilmente, chiaro, avrebbe usato... Qui è stato bravo, bisogna riconoscergli il buon senso di aver trovato l'elemento quello che da doveva trattare fare in pochissimo e l'ha trattato, tempo. Sì. È stato tempestivo. Zero minuti aveva zero minuti. Mi piace rimarcare una cosa. Sì. Un giocatore che secondo me ha fatto, ormai siamo alla fine, un grandissimo campionato. A me piaceva quando era a Teramo, e per me è Perrotta.
Per Lotta sì, sta, ha fatto un ottimo campionato. No? Giusto... Oggi in coppia con Gravillon, sì. Gravillon e Perlotta, Gravillon si è confermato dopo sì, l'ottima prestazione dopo di Terni. Dopo la brutta partita di Cittadella. Sì, Cittadella però a Terni aveva però, giocato solo 3 minuti. Fatto... Sì, io sì, l'avevo già visto e apprezzato molto a Terni, giocava in un ruolo diverso, giocava esterno, però devo dire che quest'anno abbiamo fatto bene Avellino, ma quest'anno guarda è uno dei giocatori più positivi di tutto l'anno del Pescara. Assolutamente, allora ci dobbiamo fermare. Dino, mi rivolgo a Dino D'Angelo, il nostro regista, come andiamo in onda la sintesi? Ci fermiamo subito? Come vuoi. Ci fermiamo subito, a tra pochissimo. Eccoci qui, allora torniamo in diretta da studio, le 21.32, stiamo parlando di questo pareggio, il pareggio della Pescara con il Cesena, pareggio a reti bianche, il secondo davanti al pubblico amico, non accadeva dal 24 febbraio, Pescara Cremonese 0-0, un punto preziosissimo in chiave salvezza, manca davvero un ultimo sforzo per centrare questo obiettivo minimo stagionale, ma andiamo prima al telefono, prima di seguire la sintesi di questo match. Pronto Rete 8 Sport? Pronto? Dopo. Allora andiamo a seguire quello che è successo all'Adriatico. La sintesi. Finisce 0-0, ma il Pescara a provarci di più e con maggiore convinzione. Progressi tuttavia continui e costanti. Il marchio di Pillon è sin troppo evidente, stucchevole e pretestuoso il paragone con Zeman, capace comunque di conquistare 36 punti in 28 partite. Ciò detto, bravissimo il tecnico di Preganziol, che ha capito tempestivamente come e dove intervenire, ripartendo dal tanto di buono fatto dal Boemo. La squadra è senza dubbio migliorata nella gestione, nel giro palla, nell'attacco della profondità, consolidando la fase di non possesso, già in realtà equilibrata nell'ultimo segmento dell'era Zeman. Prima gara con Pillon in panchina senza segnare, ma anche seconda partita in 3 giorni senza incassare gol. Chiaramente se vincevamo la cosa era fatta, però insomma bisogna, alle volte quando non si può vincere non bisogna perdere, perciò noi abbiamo cercato di vincere in tutti i modi, abbiamo cercato di attaccare, loro si sono chiusi anche bene, tutti là dietro la linea della palla, non era facile, perciò complimenti ai ragazzi per la prestazione, peccato non aver vinto. Dobbiamo essere sempre compatti, ho sempre detto alla mia squadra, in un campionato di Serie B la compattezza è quella che paga, noi in questo momento lo stiamo facendo bene, le prestazioni sono buone, perciò dobbiamo continuare così. Questo è un Pescara rimesso a posto da Pillon dopo un momento critico, il Pescara di Zeman, io sono un tifoso di Zeman, sono un estimatore, quindi ho grande rispetto perché lui è un maestro, e è una squadra che era una squadra di Zeman appunto, una squadra sempre votata al gioco d'attacco, lui attacca alla profondità, gli piace il calcio verticale come me, Bebby è stato bravissimo a rimetterlo a posto un po'. Come posso paragonarlo un po' a Zeman, con una maggiore attenzione alla fase di un possesso, un maggiore equilibrio, quando perdono palla si abbassano di più e giocano un pochetto di più con maggiore attenzione sulla linea difensiva. La sintesi del match, il Pescara ci prova con maggiore convinzione, la ripresa invece più bloccata, le scelte iniziali, Fiamozzi per l'infortunato Balzano è l'unica novità rispetto al match del Liberati, conferma per Gravillon nel cuore della difesa in tandem con Perrotta, il francese risulterà col suo compagno di reparto ancora tra i migliori, per contro diverse varianti, Doncor terzino destro, Emanuello a centrocampo soprattutto davanti, Vita e Dalmonte vincono i rispettivi ballottaggi con Laribi e Kupis nel tridente, completato da Yalov. Cesena subito aggressivo, ma i biancazzurri riescono a prendere immediatamente le misure. Gran numero di Capone che elude Doncor e mette in mezzo, troppo profondo però l'invito per le possibilità di Pettinari. 8° minuto, corner di Capone, serie di blocchi a liberare per Rotta, stacco imperioso, gran riflesso di Fulignati. Da lontanissimo lo stesso centrale molisano sfiora quello che sarebbe stato un gol da copertina televisiva. Subito dopo Capone serve sulla corsa Macin, l'ex Brescia ciabatta al lato da posizione più che privilegiata. 20° chiusura di Crescenzi, Yalov evita per Rotta, si allarga, parte il cross, Gravillon tocca col braccio in scivolata rischiando tantissimo, le proteste dei romagnoli. Versante opposto, più che sospetto l'intervento di Scognamiglio su Brugman in area ospite.
rete. Chiffi lascia ancora proseguire. 29esimo, dai e vai da pettinare a Mancuso. Ottimo spunto dal 7 biancazzurro che però al lato del dunque perde l'attimo sia per il tiro che per l'invito. Swagger salva in copertura. Ripresa, come si diceva inizialmente, più bloccata. Il Cesena si abbassa ulteriormente, pochi spazi su corner di Capone, incredibile carambola per Rotta, la tocca, sfera di un niente al lato. L'ex Cascione rileva Fedele, la Ribi rimpiazza Dal Monte nel Pescara Pettinari, sostituito da Bonino, protagonista di un devastante assolo, fallo di Swagger, senza esito la punizione dal limite calciata da Brugman e da ultimo Fiorillo sicuro sul calcio franco di Chiricò, subentrato a Schiavone. Partita patta ma tutt'altro che piatta, specie nel primo tempo. Pari comunque prezioso, più 5 sui play out. Ancora un piccolo sforzo e sarà salvezza. Eh già, manca un piccolo sforzo, ormai ci siamo, 21 e 37 minuti, dunque Pescara Cesena 0-0, tra poco altri contributi in conferenza stampa, ascolteremo Castori, Castori che poi saluterà i tifosi del Lanciano ma anche del Castellisangro, visto che è stato a Castellisangro, non ha avuto fortuna, no, tu, purtroppo, tu eri collega purtroppo, a quei tempi, no? No, ah, già eri procuratore, no, direttore sportivo, sì, ah, eri già direttore sportivo, no, pensavo, quindi nel 2000. No, è un... È stata una parentesi. Sei precoce, sei stato precoce 97, sempre. 97. Io ricordo Ezio Angelucci, che Castore sta a Lanciano, è andato a Castellisangro. Gli sconsigliò di andare a Castellisangro. Poi fu esonerato dopo due mesi. Sì, andò sì, male, perché lui, andò male. Lui arrivò che non aveva la squadra, l'avevamo pensata per Sala, che ci lasciò per andare al Verona. E quindi si trovò con le solite difficoltà. Con un mercato già fatto, una squadra già partita, ebbe un impatto diverso. Ma era C1, mi ricordo. Sì, era il primo anno, lui veniva dalla Serie D. Ma non era 97, 97-98 ha fatto la B. No, 97-98 era il mio inizio. Perciò poi no, quindi 99-2000 dovrebbe essere stato. Sì, però la Serie D. Dovrebbe essere stato 99-2000. Sì, credo fosse il 99-2000, sì, esatto. Ricordavo più o meno. Però ti devo dire che... L'uomo Castori è rimasto così, sì, così come era, è sempre tant'è persona che genuina. È una persona a cui sono particolarmente affezionato. Sì. Lo volevo andare a salutare, ma non mi è riuscito. E, persona vera e capace, sì, assolutamente. Ed è cresciuto tantissimo, sì, da quell'esperienza oggi, sì, nella gestione delle partite, certo, nella gestione anche del suo impatto anche mediatico. Sì, è vero. No? E anche se già da allora come oggi gli devo riconoscere una cosa che ho visto da pochissimi allenatori, lui è uno di quelli che legge le partite meglio di tutti, sì, eh? Dalla panchina non sbaglia niente, probabilmente nel lavoro settimanale almeno all'epoca non riusciva sempre a trovare la strada giusta, ma nel momento in cui inizia la partita, che stanno le carte sul tavolo, lui è uno dei migliori che ho avuto modo non solo di conoscere ma di vedere all'opera. Sono passati quasi 20 anni, sì, sì, significa... ma quella è una cosa che gli è rimasta, l'esperienza è importante, sì, sì, gli è rimasta questa dote, cioè, qui ha abbinato tutta poi una serie migliorare, di altre cose. Cioè la gavetta secondo me è fondamentale, io vado dicendo da sempre, ma la gavetta per una cioè allenato in seconda categoria anche perché è partito dalla seconda, lui abbina il suo essere allenatore capace, non capace, fortunato, non fortunato, no, eccetera, ad una pulizia, ad una correttezza, sì, dell'uomo Castori che è da specchio per molti. Perfettamente d'accordo. Anche se quando dico questa cosa qui qualcuno mi dice ma quella volta che De Volcesena fece... Ah sì, con Lumezzane. Però voglio, con Lumezzane, la famosa voglio dire. È stato sicuramente un episodio che ha pagato ma non ha scalfito il suo... Assolutamente. Andiamo al telefono, scusa Aldo, c'è una telefonata già in linea da un po', chiediamo scusa per l'attesa, pronto? Pronto? Sì? Pronto, buonasera dottor Profeta, sono Luigi da San Buceto. Salve Luigi. Buonasera, senta, io ho avuto ancora oggi una conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno a fine campionato, che oggi se avevamo un centravanti, oggi la partita la portavamo a casa. Ora io detto questo mi auguro che la prossima stagione un paio di centravanti di un certo livello, chi dovrà occuparsi di questo speriamo che non disilluda le attese, perché sono 2 anni che tra Serie A e Serie B
che non abbiamo un centravanti. L'anno scorso ci volevamo salvare in Serie B con Benalì e Caprari. Quest'anno ci volevamo salvare, volevamo fare i playoff con Pettinari. E la realtà invece ci dice, che per ci stiamo salvando per il cosiddetto rotto della cuffia. Ora non per sottovalutare i giocatori che abbiamo, per carità, sono tutti ragazzi giovani, bravi, volenterosi, però ci sarebbe stato bisogno almeno di un paio di centravanti quest'anno. Chissà, non c'è mai la controprova nel calcio. Avremmo avuto un paio di centravanti buoni di categoria quest'anno, chissà, avremmo potuto dire anche la nostra, però si spera sempre nel prossimo anno. Benissimo. Io la saluto, la ringrazio, grazie, Luigi. E le auguro buona serata e buona trasmissione. Grazie, saluto, grazie signor Luigi. Buonasera. Sempre molto gentile Luigi. Ecco, parlando di Pettinari, ha realizzato 13 gol. Io dico che oggi, per esempio, per almeno 60-65 minuti ha fatto un ottimo, ha svolto un ottimo lavoro. Ma, poi è un po' calato, un po' di stanchezza. Considerami, dalla trasformazione tra Zeman e Pillon, quello che ha avuto, tra virgolette, la peggio, no? Sì. È proprio il giocatore che gioca in quel ruolo lì, è perché chiaro. È costretto a coprire uno spazio di campo molto più ampio, e il suo movimento non è solamente al rientro, deve anche fare da pendolo tra i due difensori. È un difensori. Lavoro molto dispendioso. E quindi è chiaro che, no? Oggi si è che poi lui assolve nel migliore dei modi, perché è generoso, ce l'ha nel suo DNA. Io sto vedendo un buon Pettinari. No, per... Certo, come dice Luigi, non sarà un cannoniere di grido in Serie B. Però questo è poco ma sicuro. Però ha fatto 13 gol, è stata la stagione migliore. Anzi, da quando meno gioca. Male che ne ha fatti lui. Io dico che il giudizio su Pettinari, secondo me, dopo questa stagione è positivo, molto positivo. Assolutamente. Da 7 è abbondante, perché è tutto sommato. E proprio oggi stavo notando, sai, quando stai seduto a casa, lo vedete. Certo. È tornato un sacco di volte. Come no? È andato a sporcare le traiettorie. A coprire. Quando Mancuso ha fatto registrare quel bellissimo spunto, è stato lui a dargli il pallone. Sì, ha recuperato. Molto bravo, dai. Cioè, secondo me lavora molto per la squadra. Poi. È chiaro, si può discutere. Con Zeman era molto più tranquillo nel suo essere attaccante e limitarsi alla Zeman fase. Lo voleva sempre più. Sì, certo. Per dire, adesso capito come rientrano tutti, e lui paradossalmente con il centrocampo a tre ha la fetta di campo che è quello del rombo centrale, e che è quello più ampio, quindi è quello che probabilmente, non a caso secondo me, viene sostituito, non per una questione di rendimento, è perché arriva veramente al limite delle forze, dei riflessi eccetera, che conviene poi avvicendare. Infatti poi alla fine è accusato un po' di stanchezza, ha sbagliato qualche appoggio, ma credo, ci sta, perché ma io credo dopo che tre giorni nella valutazione di questo ragazzo bisogna tener conto dei gol che ha fatto, di come si è mosso, ma anche della disponibilità che ha dato alla squadra con Zeman, con Epifani e con Pillon. Io credo che c'è un giocatore prezioso. Io credo che trovargli qualcosa che non va questa stagione o rimproverargli sia molto complicato. Che poi il tifoso possa. No, poi tutte possa le opinioni, giustamente, per carità, sono rispettabili. È chiaro che se poi vuoi fare un campionato di vertice, magari ci sta un attaccante diverso però, da Pettinari. Massimo, abbiamo degli esempi delle squadre che stanno lì davanti. Alcuni hanno indiscutibilmente degli attaccanti, delle coppie d'attacco, no? Caputo Doc, Donnarumma. Doc. Però abbiamo l'esempio del Venezia, che è lì non avendo il bomber. Anzi, sentivo oggi ha segnato anche gli altri, cioè hanno un attacco gli attaccanti, hanno un attaccante esperto come Gheco, sì, però credo Litteri, nessuno sia arrivato in doppia cifra. Quindi voglio dire, attaccanti normali. È chiaro che la soluzione non è solo quella di mettere ottimi attaccanti, che poi tra parentesi il Pescara l'idea a inizio stagione l'aveva avuta, perché non ci dimentichiamo che aveva preso Kanz, comunque era un attaccante di affidabilità. Alle spalle di Kanz ci poteva essere Cappelluzzo, Pettinari, quindi comunque è lo stesso Cocco. Attenzione, il Pescara ha in organico anche Cocco, che è un signor giocatore ed è un giocatore che in questa categoria è tra i più in vista in quel ruolo. Quindi voglio dire, io non credo che il Pescara si sia presentato ai blocchi tre di partenza, anni fa è stato anche capocannoniere, ai blocchi di partenza agosto con una fase con degli attaccanti non all'altezza. Posso fare così? Assolutamente. Gans. Sì. Secondo me Gans ha fatto bene a Como. Dopo sì, a Como fece 16 dopo gol.
poi purtroppo è andato male. Ad Ascoli non sta giocando. A Verona 4 gol, però c'era davanti. Si sta reggendo in piedi su un Monachello. Però davanti ha avuto lo scorso anno nel campionato vittorioso di Verona un certo Pazzini che ne ha fatti 24. Io non era facile, domanda. Obiettivamente. Se si fosse chiamato Aldo Fattore e non Ganza. Dai, su. No, no, vabbè, è chiaro che insomma Ganza ha deluso le attese, questo è poco ma sicuro. Però, sulla carta, una squadra che investe su Ganza. Certo. Aspettava Cocco perché comunque era in rientro nel corso della stagione, aveva Pettinari che comunque aveva la sua esperienza, è giovane ma ha fatto già Pettinari tantissimi. Pettinari alla fine ha scalato le gerarchie, però voglio dire lo stesso Cappelluzzo, cioè voglio dire sono giocatori che in categoria, io credo che dire al Pescara che a inizio stagione aveva un pacchetto di attaccanti che non era all'altezza per potersi giocare diciamo i playoff, mi sembra di esagerare, perché comunque poi che la resa dei progetti non sia stata all'altezza inferiore alle attese è un altro discorso. No, perché per esempio però Mancuso, Mancuso sta facendo bene nelle ultime settimane, però in realtà ci sono stati momenti della stagione in cui ha fatto fatica Mancuso, no? Da Mancuso, onestamente, dato che l'ho visto di ascoltatamente, mi aspettavo di più. Si è impegnato, però ecco. Però si sta riprendendo molto bene. Si sta riprendendo, però io da Mancuso mi aspettavo la doppia cifra. Il discorso era secondo me lì tattico, perché è un giocatore che come esterno zemaniano puro ha fatto fatica, faceva fatica ed era evidente perché ha l'indole dell'incrociare, di rientrare sul punta. Campo, seconda punta. Più una seconda punta. Assolutamente. E in questo momento si trova meglio perché con certi movimenti, la squadra più corta, magari anche la capacità di fare spazio per una sovrapposizione, lui riesce a essere un po' più centrale verso la porta, con tutto Però penso che anche tu ti aspettassi è un giocatore qualcosina in più da... Sì, assolutamente, anche se i miei dubbi erano legati alla categoria, all'impatto tattico. Cioè, messo in quel ruolo lì, il mio dubbio era, riesce a tra virgolette trasformarsi, cioè non erano secondo te caratteristiche congeniali a quel tipo di sistema di gioco? Lui l'anno scorso ha giocato formalmente in quel ruolo lì, ma era tutt'altra cosa, perché il vero finalizzatore, quello che in area di rigore andava a colpire, era lui. Io ho visto tutti i gol che ha fatto, molte partite ho viste anche dal primo al novantesimo scorso anno nella Sammettese. Lui ha questa capacità, quella di tagliare sempre verso il centro. Cioè non è che uno che staziona sulla fascia, no, è uno che taglia e spesso va proprio a sostegno della punta centrale. Il gol che ha fatto a Foggia è quelli che faceva a San Benedetto. Assolutamente. Sei d'accordo? Sì, come no. Però devi trovare uno sviluppo della manovra che gli consente, no, palla a destra, palla a sinistra, potersi liberare. Quindi, Allora, Tullio Di Rita, leggiamo un po' di post. Buonasera a voi, grazie a San Giorgio Repetto da Genova che ha avuto intuito e soprattutto intelligenza calcistica, ha portato a Pescara un mister che ha saputo toccare il nervo giusto del Pescara traghettandolo in acque più quiete. Forse manca un solo punto, due per la salvezza, ma quanti rimpianti per i tanti punti buttati via nel corso di questo campionato. Speriamo che il prossimo anno si possa ripartire con un team più competitivo, ricollocandoci in una posizione di classifica a noi più consona. Grazie per la possibilità che ci date di interagire, grazie a te Tullio che ci dai fiducia, buona serata e sempre forza Pescara. Antonio Di Capra, Giampiero Spex, partita giocata benissimo e sfortunata nel primo tempo, ma gioco fluido, preciso, veloce, aggressivo, progressivo? Sì. Aggressivo probabilmente. Vabbè, comunque ci può stare. Un altro Pescara quasi irriconoscibile rispetto a un mese fa, cura Pillon a cui vanno i meriti e rimpianti ci sono. Effettivamente ha ragione Giampiero Spex. Santolo Caliendo, buonasera carissimo Massimo agli ospiti studio. Pillon va riconfermato subito per il prossimo anno. Bellissimo Pescara, un punto d'oro oggi a Novara con questa grinta. Potremmo vincere, questo è un po' l'auspicio di tutti. Però basta, che però basta un punto, dai. Poi ce ne sono altri due. Però mi piacerebbe onestamente ripartire da Pillon. Tra poco ne parleremo. Max Giusti, buonasera Massimo, un saluto ai tuoi ospiti. Oggi purtroppo non ero allo stadio, ma vedendo le immagini si vede la mano del mister. Ora la società deve subito riconfermare la coppia Repetto-Pillon e sarà un campionato di alta quota. Max da Ceratina, che naturalmente salutiamo, un caro amico della nostra emittente, dei nostri programmi sul Pescara. Va confermato Pillon? Domanda secca, risposta altrettanto secca. Secondo me sì, però prima di tutto io spero che Sebastiani finalmente innanzitutto
si accentri meno su di lui certe cose, visto che c'ha Giorgio che è bravissimo, sì, e l'ha dimostrato, c'ha anche Luca Leone che a Lanciano comunque ha fatto bene, e metta a disposizione di questo allenatore un organico all'altezza della situazione. Non parlare di Serie A, secondo me il Pescara deve riparare di Serie A quando avrà, sì, le basi per andare in Serie A e rimanerci. Però io, secondo me, non è. Pillon troverebbe, io penso che la piazza oggi come oggi sia molto favorevole alla conferma di Pillon. Mi pare insomma giusto, no, ricominciare da Pillon dopo che quello sei? Che ha fatto. Sì, diciamo che sicuramente il primo interlocutore della società non può che essere Pillon, però io ripartirei da una strategia, un progetto e poi trovare i giusti interpreti, altrimenti si rischia sempre di dover fare l'inverso e cercare di adattare, no, una programmazione delle scelte, no, alla scelta precedente che si era fatta, cosa che è successa con Zeman. E il discorso dell'ambiente a Pescara è importantissimo, però probabilmente col senno di poi, no, la scelta emotiva di far poco, diciamo, mentale, cerebrale, ma molto emotiva, di riportare Zeman qui senza che la squadra e alle spalle c'era la possibilità di dargli un progetto, una strategia a lui confacente, ha portato a questa stagione, no, sull'otto volante. Certo. Quindi secondo me, ma non per una questione legata a Pillon, anche perché o lo sposi in toto oppure è inutile prenderlo, non per una questione, Zeman è così, lo devi sposare in toto, non per una questione legata a Pillon, ma la scelta di Pillon, se sarà Pillon, e potrebbe essere giusto ripartire da Pillon, ripeto, deve essere preceduta da un discorso, un progetto che Pillon può riuscire a interpretare e a portare avanti. Quindi io credo che il passaggio, cioè stiamo parlando di una società... Ma io credo che con il ripeto non si corra questo rischio. No, dico, stiamo parlando di una società con persone, dal presidente Sebastiani a Giorgio Repetto, a Luca Leone e agli altri collaboratori, che sono sicuramente da troppo tempo nel calcio per cedere nell'emotività della scelta. Quindi io credo facciamogli terminare la stagione, mettiamo al sicuro il risultato della permanenza e lasciamogli anche il tempo di capire, anche perché una scelta che non va sotto un elemento che non va sottovalutato, e capire nella rosa a disposizione del Pescara, tra quelli che ci sono, quelli in prestito, i riscatti, quelli che sono fuori eccetera, di che tipo di vestito e ci risponderà Pillon anche a questa domanda interessante che gli è stata rivolta da Stefano Buta, un collega. Volevo dire un'altra cosa, e questo proprio rivolto a Sebastiani, io sono nessuno, basta con tutti questi procuratori intorno, per me questo, io contro i procuratori, perché i procuratori fanno solo gli interessi loro, non della società. E io penso che un guaio di Sebastiani è che se ascolti molto certi procuratori, che alla fine entri in quel giro, secondo me, io può darsi che io sono l'ultimo ruolo del carro per dirgli queste cose, però spero. Però i procuratori del calcio moderno effettivamente sono troppo condizionanti, hai ragione. No, sono... Allora facciamo così: 21:54, non so se c'è la fascia pubblicitaria, Dino, altrimenti andiamo ad ascoltare Pillon in conferenza stampa, perché c'è questa domanda molto interessante rivoltagli da Stefano Buda. No, c'è prima la pubblicità. Pubblicità, restate con noi. Eccoci qui, allora 21:57, abbiamo poco più di 30 minuti al termine di questa trasmissione, poi vi faremo vedere anche gli highlights del match tra Cremonese e Novara, perché la Novara sarà il prossimo avversario dei biancazzurri sabato con inizio alle 15. Torniamo in sala stampa, sentiamo ancora Pillon e poi una domanda interessante alla quale Pillon risponderà così, sentiamo. Dobbiamo continuare così, è chiaro che io ho sempre detto che fino all'ultima partita dobbiamo lottare, perché questo, purtroppo la situazione è questa, ma devo dire che io, con le prestazioni che stiamo ottenendo, sono molto tranquillo da questo punto di vista, e cercheremo adesso a Novara di tirar fuori il risultato positivo, che è quello che ci consentirebbe secondo me di essere più tranquilli. Da come eravamo arrivati qualche settimana fa non eravamo messi così, adesso siamo un po' meglio, insomma guardando la classifica dici dico sì, appunto, è quello, cioè 5 punti dalla zona play out
una settimana fa, se non sbaglio, eravamo a due punti. È quello l'aspetto che dobbiamo guardare positivo. Di là che tutti noi dentro di noi non siamo contenti di non aver vinto la partita, però dobbiamo guardare gli aspetti positivi e guardare quello che è stato fatto, insomma. Esatto, è quella che è importante, sì, sono d'accordo. Alla luce, diciamo, dei valori tecnici espressi in queste settimane dalla squadra, poi anche in qualche modo dalla personalità, dalla crescita da un punto di vista della personalità, della convinzione, della determinazione messa in campo, dal suo punto di vista, questa squadra, è chiaro che la storia non si fa con i se e con i ma diciamo, a livello di valori tecnici, questo era il campionato che secondo lei, questa è la classifica che rispecchia i valori tecnici di questa squadra, o questa squadra secondo lei avrebbe potuto ambire a qualcosa di più? Mi ha fatto una bella domanda, è difficile rispondere, io rispondo per quello che ho fatto io in questo periodo qua. Io credo che questa squadra abbia dei buoni valori, dei valori importanti secondo me, perché se noi analizziamo le prestazioni che sono state fatte da quando sono arrivato io qua, che posso dire dei giocatori? Posso solo parlare bene di quello che hanno fatto, di come si sono comportati e di come abbiamo ottenuto i risultati. È una squadra che può migliorare tanto dal mio punto di vista. Cioè, c'ha dei margini, grossi margini di miglioramento, è una squadra giovane, perché se voi osservate oggi la formazione che avevamo in campo è una squadra molto giovane, e credo che si possa, raggiungiamo la salvezza, che si possa fare grandi cose in futuro, insomma, se tutto mettiamo a posto, se arriviamo alla salvezza, questa benedetta salvezza quanto prima possibile. E se passiamo veramente tanto? Questo è un altro discorso. Io devo fare il mio dovere, portare la salvezza in Pescara, e che questo è il mio compito principale, poi si vedrà. Io credo che questa squadra si possa salvare solo giocando bene, perché le caratteristiche di questa squadra, i risultati avvengono attraverso il gioco, non attraverso l'occasionalità. Solo giocando possiamo esprimerci al meglio. Se noi non giochiamo, secondo me qualche difficoltà l'abbiamo. Invece dobbiamo giocare a calcio. Così dunque Pillon, sempre molto chiaro, molto schietto, secondo me ha dato già un assist alla società, ha giocato d'anticipo, perché dicendo che questa è una squadra che ha buonissimi valori, buone qualità e si può fare qualcosa di importante nel prossimo futuro, insomma, mi pare che sia certo. molto esplicito è stato, no? Ma è chiaro, lui sta facendo bene, ha trovato, devo dire che sono stati anche bravi i giocatori che si sono affidati, quindi si sono affidati all'uomo e si sono affidati a lui. E quindi lui è riuscito in pochissimo tempo a entrare nella testa dei giocatori. Oggi può dare questo, io sono convinto che, ripartendo da questo, il Pescara anche l'anno prossimo possa fare un ottimo campionato, senza poi ripindarsi la Serie A, però penso che possa fare un buon campionato. Cioè, una base, dice Pillon, da cui poter ripartire. Infatti, Giuseppe, era un po' quello che il discorso che stai facendo poc'anzi, prima che andasse in onda. Decontestualizzato rispetto alla domanda, sì, diciamo che ci troviamo. Sì, l'idea è capire, no, in un'ottica almeno biennale, che tipo di pelle possa, perché sottolineo possa, no, che voglia avere, certo. Perché tra il volere una squadra di metà classifica, playoff, vertice o qualsiasi cosa, e quella di riuscire a poterla sviluppare, ci sono di mezzo le capacità, le sinergie, le disponibilità, certo. quanto per esempio il settore giovanile, oppure ciò che il Pescara in questo anno ha avuto, ha dato in prestito in giro, ha opzionato, ha visto, eccetera, possa esserci per supportare che tipo di programma. Però secondo me il messaggio che ha voluto dare Pillon è preciso, cioè lui dice: l'obiettivo è la salvezza, ci stiamo riuscendo, io posso ripartire da questo gruppo, cioè non è sempre così, quando un allenatore certo. porta a termine un'esperienza e quindi c'entra un obiettivo, magari ti chiede molto di più per ripartire. Massimo, però teniamo lui conto, invece dice possiamo ripartire da questo gruppo. Questo gruppo con qualche innesto mirato. Però io facevo un altro tipo di ragionamento, allora teniamo conto che questa squadra si è trovata a dover
doversi salvare a tre giornate, due giornate dalla fine per sbaglio. Sì. Cioè, quindi si è rimediato a un qualcosa che è successo, ma che non era assolutamente né nelle previsioni, ma nemmeno nella realtà di un campionato, perché se quando è andato via Zeman erano 3-4 punti dai playoff, può essere che non ci finivi dentro, ma sicuramente ci andavi lontano di poco. Cioè, se sta ancora sperando nei playoff una squadra come il Foggia, che ha fatto un girone di ritorno, di andata abbastanza difficoltoso e che si è saputa risollevare, si è pesantemente rinforzata a gennaio, però voglio dire, aveva anche una distanza dal Pescara, stiamo parlando anche di altri numeri. Quindi dico, è una squadra che probabilmente la soglia, l'obiettivo playoff se lo poteva porre, poi magari ci arrivava in scioltezza o ci arrivava per delle convergenze di risultati. Però vedi, Giuseppe, se un allenatore mi dice queste cose che sono precise, inequivocabili, a tre giornate dall'epilogo, lo convoco domani, gli faccio firmare il rinnovo. Massimo, però aspetta. Ripeto, è giusto il discorso che fai, però contestualizziamo. Cioè, stiamo parlando di una squadra che Pillon sta giudicando, che sì, è vero, la classifica dice che se con altri due punti è salva matematicamente, ma che ha dei valori, e Pillon lo sa, che è una squadra che poteva giocarsi o stare al limite dell'obiettivo playoff. Quindi è chiaro che dice è una squadra su cui si può costruire, è una base solida, abbiamo dei valori importanti. Bisogna capire su questa base solida, su quanto è solida questa base, perché innanzitutto bisogna capire il mercato che verrà, i prestiti, i riscatti e tutta una serie di situazioni. Certo. Quindi quanto di questa squadra la società è in grado di mantenere, quanto potrà integrarla con altre vie, e quindi che tipo proprio di disponibilità potrà mettere a disposizione del dei giocatori che sono scesi in campo oggi. Allora, effettivamente ci sono parecchi prestiti che rientreranno alla base: Fiamozzi, Valzania, Macin, poi chi c'è ancora? E Capone. Sono almeno quattro giocatori. L'abbiamo smontata. Gravion mi pare che sia del Pescara, non si è ancora capito. Però Così tra di noi al bar l'abbiamo smontata. Questo sì, però ci sono. Ecco perché dico, lui. Però evidentemente ci sono le condizioni per... Non lo metto in dubbio, però sicuramente questo lavoro qui di capire va fatto prima di far sedere l'allenatore. Ecco perché non sono d'accordo quando dici, l'allenatore mi dice così, lo faccio sedere subito. No, l'allenatore mi dice così, lo faccio aspettare un attimo, capisco io che cosa gli devo dire, di che cosa parlare. Però a prescindere da Pillon, voglio dire... Sarà una deformazione professionale, è un discorso comunque generico, no? Cioè, nel senso che... lasciamo perdere Pillon, qualsiasi allenatore avrebbe potuto fare questo tipo di discorso con una squadra del genere. Quindi è chiaro che sta alla società adesso intervenire, cioè è normale che sia così, no? Allora, se il livello è buono, ed è buono, era all'inizio campionato e a fine campionato di questo organico, la società innanzitutto come minimo deve riuscire a consolidare questa qualità che ha nell'organico, e non è... Già da come avevi fatto due calcoli, sono 3-4 giocatori che rientreranno alla base. Non è semplicissimo. Capone è un prestito secco, quindi non è semplicissimo. Non c'è neanche possibilità di lavorarci. Non è semplicissimo. E poi bisogna vedere le capacità, le possibilità, che cosa a livello di budget, di programmazione il Pescara può mettere su questa base eventualmente tenuta. Quindi io credo che i dirigenti debbano prima capire che progetto e che programma poter eventualmente proporre all'allenatore. È chiaro che l'allenatore, se mantieni la squadra così, no? Chiunque ci avrebbe messo la firma. E Pillon è molto onesto in questa cosa. No, molto onesto, perché giustamente non tutti, ripeto, gli allenatori avrebbero fatto questo tipo di discorso, perché io ti salvo la squadra, però magari dico sì, se vuoi il prossimo anno a Pescara mi devi prendere 5 giocatori. Pillon è troppo onesto per non poter, tra virgolette, vendersi questa eccezionale impresa che onesto, ha fatto. Quello dire. Per una cosa basata su una squadra che non certo, questa certo. È una squadra che si è trovata per caso, e lui è stato bravissimo a riportarla sul rendimento di ben altra linea di classifica. Comunque avrebbe un vantaggio Pillon rispetto per esempio a Zeman l'anno scorso, che molti contratti che l'anno scorso erano in essere, quest'anno infatti penso che tutti
tutto il macello, chiamiamolo così, che l'anno scorso è scaduto dal fatto che c'era un sacco di gente. Beh, Bovo, Campagnaro, Coda, questi sono giocatori tutti in scadenza. Come no? Tant'è che Zema più di una volta aveva detto siamo tanti. Cioè non ci sarebbe più l'equivoco di un anno fa. Non c'è più quell'equivoco. Quindi già, Peppe, già si parte con le idee molto chiare. E sarebbe già una partenza molto chiare, molto agevolata rispetto allo scorso anno. In più lui già conosce l'ambiente, quindi secondo me ci sono tutti i presupposti per veramente ripartire con delle buone basi. Perfetto, allora facciamo così, le 22:08 minuti, andiamo ad ascoltare il vulcanico pittoresco Fabrizio Castori, che è stato molto simpatico anche in conferenza stampa, poi saluterà i tifosi del Lanciano e del Castel di Sangro, a parte una clip nell'intervista realizzata dal nostro Enrico Giancarli. Prima però Castori in conferenza stampa. Perché non ha provato a vincere la partita? Ma chi ha detto non ci ho provato? Non avete mai tirato in porta. Ho capito, perché Pescara si è tirato in porta? No, appunto. Noi siamo venuti qui, abbiamo controllato la partita, se ci dà l'opportunità di poter colpire in contropiede, bene, se no anche quindi Pescara... a lei andava bene il pareggio? Ma il pareggio, fuori casa, veniamo a tre risultati consecutivi, abbiamo vinto con Frosinone, vieni qui, noi non siamo una squadra a vincere tutte le partite, se puoi vincere bene, ma quando lotti per salvarti, e io voglio ricordare che eravamo ultimi in classifica, cioè se stai ultimo per tanti anni vuol dire che non c'è la forza di vincere tutte le partite, quindi se poi vai a galla devi avere, secondo me, scusami se mi permetto di chiamarla intelligenza, di capire quali sono i tuoi limiti e galleggiare. Se ti capita di vincere, bene, non siamo venuti qui per perdere o per pareggiare, siamo venuti qui per fare una partita attenta, minimo dovevamo andare a casa con il risultato, 3 punti sarebbero stati manna dal cielo, 1, per una squadra come noi ci fa proseguire la striscia positiva, chi lotta per salvarsi non vince tutte le partite, deve fare la politica anche ai piccoli passi. Quando hai vinto col Frosinone, noi sono 3-4 partite, abbiamo perso con l'Empoli immeritatamente, abbiamo pareggiato a Salerno, abbiamo vinto con l'Entella, abbiamo pareggiato a Brescia, abbiamo vinto con Frosinone. Se, non è che noi siamo, secondo me noi dobbiamo essere contenti di non aver perso oggi, ripeto, ci poteva scappare la vittoria, ma abbiamo giocato 2 giorni fa, apro una parentesi, noi quando attacchiamo giochiamo, andiamo a 200 all'ora, perché io parlo di Zema, ma io sono come Zema sugli allenamenti, non è che le squadre mie vanno piano, loro a 200 all'ora, quindi abbiamo speso tanto, dopo 2 giorni la squadra non riesce ad andare a 200 all'ora ancora, allora è importante giocare di equilibrio. Strepitoso Fabrizio Castori, mi sta troppo simpatico. Comunque ha fatto 32 punti in 39 partite. No, scusa, 39 punti in 32 partite. Che è un po' diverso. 39 punti in 32 partite perché aveva sostituito Camploni alla 7ª giornata, dopo la sconfitta, mi pare, una sconfitta pesante partita dal Cesena di Camplone subentrato all'8ª giornata. Quindi ha fatto 39 punti in 32 giornate. E lui l'ha dovuta trasformare la squadra, perché è dovuto passare da una certa filosofia di gioco, anche a livello di impostazione, a quella sua, un po' più di sostanza. E chiaramente era ultimo in classifica. Ecco, cioè, siamo dopo la sconfitta di Vercelli 5-2, siamo Vercelli Cesena. Comunque, adesso Peppe, non solo ha fatto i miracoli, ma non so se vi risulta il Cesena c'è una situazione societaria assolutamente pesantissima, oltre 50 milioni? Pesantissimo, una cosa del genere. A proposito di esonero, sai una cosa che mi è dispiaciuta e non riguarda il Cesena? C'è stata la festa dell'Empoli domenica. Non è stato invitato Vivarini? No, a parte non è stato invitato. A domani non c'è stato uno, dato che Vivarini tutti gli hanno dato atto, che è stato bravissimo ad assemblare un gruppo nuovo. Nessuno ha detto ringraziamo il vecchio allenatore, nessuno. Questa è una cosa brutta, anche perché Vivarini è stato destituito dall'incarico quando era a 2 punti dal primo posto. Ricordiamocelo, era terzo in classifica l'Empoli, perché ricordo Cossi, perfettamente Cossi la gradatoria. Ha solamente detto, dice, noi l'abbiamo, perché a domanda precisa di Daniele Barona, il sistema di gioco. E poi per Zajc che giocava poco. Perché Zajc che non giocava poco. Secondo me è veramente... Diciamo che poi l'Empoli ha avuto ragione con Andrazzoli, ma soprattutto grazie a un mercato
stato intelligente, scelte mirate, hanno preso Maietta che è abituato a vincere i campionati. Maietta è un difensore esperto che fa la differenza in Serie B. Io ricordo che parlando con Vivarini a microfoni spenti mi diceva sempre: purtroppo avrei bisogno di un difensore diverso da quelli in organico. Una caduta di stile da parte di Corsi. Assolutamente. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Anche perché lo conosco Corsi, insomma, ho avuto modo di intervistarlo, mi è sembrato sempre una persona pacata. Donnarumma l'ha portato Vivarini, l'ha segnalato Vivarini. Mi è sembrato sempre una persona molto pacata e tranquilla Corsi, non so se tu conosci. Sì. Sentire certe dichiarazioni effettivamente non è stato. Sì, non è sinceramente stato... noi conosciamo l'uomo, l'allenatore Vivarini, e ti devo dire che aveva avuto un ottimo impatto. Alla fine anche lì Andrea Zoli ha mantenuto sostanzialmente, no, nella prima fase inalterata, sì. E da lì ha ripreso e ha continuato il percorso. Poi è passato poi a 4-3-1-2. È passato a qualche correttivo. 3-5-2 è passato al 4. Capire e attribuire dal passaggio del modulo uno stravolgimento della situazione. Diciamo anche che a gennaio hanno preso, oltre a Maiette, vabbè, il portiere Gabriel per l'infortunio di Provedel, però sì. Gabriel è sicuramente un portiere importante per la categoria. Se non sbaglio aveva già vinto il campionato con il Carpi, è possibile? Mi pare di sì. Comunque scuola Milan, in prestito dal Milan, è stato anche a Napoli una stagione, credo che abbia fatto una presenza se non vado errato. A centrocampo Brighi, che aveva risolto consensualmente il rapporto col Perugia, non ha giocato tantissimo Brighi, aveva anche una certa età, però è un elemento di esperienza, e poi soprattutto davanti Rodriguez, che farebbe il titolare in tutte le squadre di Serie B. E io ci aggiungo, era l'attaccante di Scott. Io ci aggiungo un'altra cosa, che secondo me gli sono anche cresciuti alcuni elementi, sì. Che nella fase iniziale, sia per gioventù, vedi Benacer e vedi anche per un momento anche di inesperienza, tipo Luperto, certo. avevano denunciato un po' di ritardo. Benacer, secondo me, è uno dei giocatori più giovani migliori. Comunque questa... fare i complimenti a Andrea Zoli, io sinceramente non me lo sarei mai aspettato. 16 vittorie e 8 pareggi. Sì. L'Empoli di Andrea Zoli è tuttora in battuto, quindi chapeau. No, nel complesso della stagione, prima e dopo, assolutamente. Cioè, stessa cosa, ha ereditato e ha migliorato. In effetti, se tu ci pensi, hanno fatto guarda che è stato un rischio lasciare un allenatore che stava a due punti dalla vetta. Assolutamente. Poteva anche andare male. Assolutamente. Allora facciamo così, questa è la classifica del campionato di Serie B, tra poco vi proporremo anche gli highlights di Cremonese Novara. Cremonese era sotto di un gol, Cremonese del neotecnico Mandorlini, che aveva esordito con una sconfitta alla Spezia, maturata in realtà nei minuti finali della contesa, gol di Maggiore, che è uno degli elementi, i giovani più interessanti del campionato di Serie B, che Giuseppe conosce molto bene. Classe 97, tra l'altro aprì le marcature 98. In 98, bravo, ogni tanto mi sbaglio pure io, classe 98, aveva aperto le marcature in Spezia Pescara, 4-0. Il terzo campionato che fa, ecco perché probabilmente. Un bel giocatore, una bella mezzala. Sì. Facciamo così, andiamo a sentire ancora Castori, che saluta calorosamente i tifosi abruzzesi, soprattutto quelli di Lanciano. Lanciano. Ma come no? I miei amici, erano tanti amici in Abruzzo, Lanciano che sta di Scarpa, ma Pescara, anche Pescara qualche amico, dammi un'opportunità, visto che insomma ecco si è creato questo clima così, no? Un saluto speciale a tutti i tifosi e i cittadini di Lanciano. Beh, bello, no? Saranno stati anche molto contenti. È rimasto sempre molto affezionato. Ha vinto due campionati, ha anche vinto lo scudetto dilettanti. Tuttora mi risulta che abbia dei rapporti, certo. Abbia lasciato tante amicizie e sia in contatto con delle persone. Come si fa a non volergli bene, dico io? Impossibile. Credo proprio di sì, insomma, hai ragione. Poi tra l'altro ha anche sfiorato la promozione in B il primo anno, no? Col Taranto di Simonelli, sconfitta in semifinale quando il Pescara perse a sua volta col Catania, arbitro Bergonzi. Segnò all'ultimo minuto il Taranto, il terzino che stava a Pescara. Aveva fatto una grande partita proprio nella gara di ritorno, insomma, lì. Io mi ricordo che qualche decisione arbitrale. Se superiamo quel turno andiamo in Serie B. Poi purtroppo è andata così. Allora, 22-17, ci fermiamo per l'ultima volta, linea a Dino D'Angelo.
Eccoci qui, allora 22:20, abbiamo ancora 10 minuti, facciamo così Dino, c'è il prossimo turno, il quadro del prossimo turno e poi andremo a vedere gli highlights di Cremonese-Novara, partita finita 1-1, eccola qui, la prossima giornata, inizio ore 15, sabato, 40esima giornata, terzultima, Ascoli-Avellino. Massimo, ecco come ti dicevo. Massimo, e gli chiedevano a Castori se andava bene il pareggio, sabato prossimo c'è Cesena-Parma. Dopo aver battuto il Frosinone 3 giorni e l'altra fa, pure cioè sta facendo benissimo. Ascoli Avellino, Bari Perugia, Cesena Parma, Cittadella Brescia, Empoli Cremonese, Frosinone Carpi, Novara Pescara, Salernitana Entella, Spezia Provercelli, Ternana Palermo e Venezia Foggia. Ma che ne pensate? Ma certo, Ascoli Avellino è tutto un programma. Aveva cominciato bene Foscarini con l'Avellino, adesso si è un po' smarrito. Ma quello è un ambiente particolare che con le cose che vanno bene ti spinge, se le cose non vanno bene non ti dà una grossa mano. Io mi ricordo, Avellino con le mie squadre, spesso ci ho vinto, una buonissima tradizione. È sempre stato complicato perché è un ambiente che sa capire, sa scegliere, perché hanno fatto la Serie A tanti anni, sono abituati. 10 anni di Serie A. Se vai lì e fai vedere che sei più bravo, fai buon calcio, eccetera, ti battono le mani, ma sono iper critici verso i loro, che vivono, se riescono a essere più bravi, nell'esaltazione più totale, ma altrimenti sono sempre bacchettati, e lì bisogna capire il carattere della squadra. Cesena-Parma, mamma mia. Cesena-Parma, una bella partita, Venezia-Foggia, sì. Foggia è in ritardo di 5 punti, credo, dopo il pareggio del Perugia di oggi. Difficile, obiettivamente, che possa agganciare i playoff. Venezia-Foggia è una bella partita. Il campionato dei rimpianti, grandi rimpianti, il Bari. Il campionato si è giocato partite che sta vincendo. Ha fatto molti pareggi, è vero. Poteva essere guarda, adesso per soprattutto in casa. A Pescara vinceva. Soprattutto in casa. È vero che ha fatto, ma vinceva 2-0. Il Bari è un incompiuto. Ma anche con la Provercelli in casa, 2-2. Il Bari è un incompiuto perché secondo me non sono riusciti a dare nell'aspetto difensivo, una solidità, la solidità che meritava una squadra che per metà è offensiva. Allora, se tu adatti Marrone, che è un centrocampista, a fare difensore centrale, e secondo me la Jonberg, difesa, eccetera, fai fatica. Il vero fatica. Tallone d'Achille è proprio la difesa. E quello dico, una squadra con quella vocazione offensiva. Perché lì Grosso è stato veramente molto molto bravo a mettere su e a tenere anche lo spogliatoio, perché lì ogni volta che fai la formazione devi dire a determinati giocatori di andare in panchina, ci vuole personalità, ci vuole un rapporto con la squadra eccellente e ci vuole anche la legittimazione di risultati di un gioco che lui sta facendo. Una squadra congeniata così meritava, ed era necessario per evitare di rimanere un incompiuto. Beh, certo, non era facile per Fabio Grosso, secondo me sta facendo molto bene, perché poi gestire tutti quegli attaccanti che hanno un pedigree importante, ha fatto bene, un curriculum importante. Perché dico grande rimpianto? C'ha 61. Assolutamente. Dei due di Pescara, il pareggio con l'Entella, 4 punti, 61. Dobbiamo fare anche i complimenti però a Serse Cosmi, perché se riesce a salvare l'Ascoli, questo è un autentico miracolo. Se manteneva la vittoria oggi era salvo, Esatto. Perché altri 3 punti li faceva sicuro. Ha fatto un gol Monachello oggi. Non so se l'hai visto il portiere. Purtroppo, Jacobucci ha sbagliato. Allora, facciamo così: questa è la classifica. Vediamo gli highlights di Cremonese-Novara. Partita finita 1-1. Novara, prossimo avversario del Pescara, sabato alle 15. Qui ci prova. Vediamo un po', sì, Castrovilli, la palla termina di un soffio al lato, Castrovilli, giocatore della Cremonese di Mandorlini, praticamente nel primo tempo solo la conclusione di Castrovilli, nella ripresa il gol di testa di Macheda, che è riuscito a spezzare un lunghissimo digiuno che durava da 5 mesi, non segnava da novembre, il cross da destra e il colpo di testa
tra l'altro molto angolato, nulla da fare per il portiere della Cremonese. La Cremonese poi, anzi il Novara rimane in 10 uomini, c'è questo fallo di reazione, il fallo di reazione di Macheda. È stato un po' pollo. Gli altri sono stati esperti a provocarlo, sì, però sì. Lui è caduto. Io fossi caduto nella provocazione. Novara, gli farei una di quelle multe che... Certo. Ecco qui il pareggio. Guardate che cosa succede. Brighton, un disastro la difesa del Novara qui, Stavano rinviando, serie di rimpalli, si sono colpiti tra di loro. Il destro di Dos Santos, eccolo qui. Guarda lì, quello è rimpallo, rinvia in calcio d'angolo. Trest è stato a rinviare la respinta ed era ben posizionato Dos Santos Clayton. Poi naturalmente la Cremonese prova a vincerla in superiorità numerica, spolvera la parte superiore della traversa di testa il capitano Brighenti e poi una grande parata del portiere del Novara, Montipò credo, sì. Credo che si tratti di Montipò, un destro ravvicinato, il miracolo, e poi un altro legno da parte della Cremonese, addirittura esultano i giocatori della Cremonese come se la palla fosse entrata, ma in realtà no. Dentro, sembrava di non è entrata. Quindi insomma ha provato, chiaramente... Quanti punti ha, scusa, quanti la Cremonese, punti il Novara? Vediamo subito, ecco qui, il Novara ha 42 punti. La Cremonese Peccato. 44. Perché se non era la classica partita, punti. Novara Pescara da pari. Cioè, se finisse oggi il campionato sarebbe saldo il Novara. Col senno di poi. Invece 42 deve cercare di vincere, però è la classica partita da pari. Facciamo un giochino prima di chiudere. Ma se ti vinceva l'Ascoli oggi a 43, guarda. Facciamo un giochino, però vi dovete sbilanciare. Spacciate Ternana e Provercelli, sono già retrocesse? E secondo me... Ma perché poi... Per me tutto agli atti, ci sono le registrazioni. Già, scommettiamo anche la cena, per me sono già in Serie C. Chi? Ternana e Provercelli. Ternana e Provercelli, secondo te Giuseppe? È complicato, è un peccato perché la Provercelli in queste ultime partite aveva Ternana dato Palermo, segnali, domenica, ma... Grassadonia è più bravo dell'intera rosa, questo l'hai detto tu. C'ho il copyright, secondo me continua. Sono anche d'accordo. È in questa posizione. La Ternana, secondo me, paga o rischia di pagare l'inizio delle scelte fatte a inizio di stagione. Sicuramente con De Canio ha avuto una marcia in più, un cambio di passo. Poi, sai, giocare senza Montalto... Non è facile. Queste ultime partite la squadra è arrivata, ha fatto una buona rincorsa, quindi sta molto giù col fiato, col è fisico. Cotta, sì. Diciamola proprio. Poi gli manca pure Montalto. E alla luce di quello che ho visto oggi, secondo me, però, l'Avellino deve stare molto, molto. Quindi dobbiamo decidere la terza retrocessa a 3 giornate dalla fine. Se che così, retrocederà. Dobbiamo decidere. Allora, Ternana e Provercelli, secondo Aldo Fattore, Giuseppe Tamboni, non ce la faranno. La terza che retrocederà. Diciamolo adesso, in tempi non sospetti. Per me l'Avellino. Poi faremo rivedere tutte le registrazioni. Per me l'Avellino. Non so il calendario che ha, ma vedendo come sta giocando negli ultimi tempi, vedo, ripeto, in questo ultimo trend Lentella. Però Lentella, attenzione, va a Salerno sabato. Non so il calendario. Salernitana ormai è fuori, quindi il punto lo può prendere. Potrebbe anche vincerlo. L'Avellino va a Ascoli. Quindi Lentella... ti sei sbilanciato. Sì, adesso ho detto, vedendo come... Scherzo. Come il trend, Lentella la vedo una squadra che in questo momento fa fatica. Quindi Provercelli, Ternana e Lentella retrocederanno per tutte e due, anche per te. Per me non Lentella aspetterei. L'Avellino, sai perché dico l'Avellino? Quindi tu Avellino... Perché domenica gioca ad Ascoli. Invece... E quindi tu pensa, l'Ascoli... Lui parte col vantaggio che pensa il calendario. Perché l'Ascoli batte l'Avellino. Perché secondo me l'Ascoli batte, e poi tranquillamente, vedi, viene a Pescara l'Ascoli, il Pescara è salvo, il Puntarello, poi l'ultimo Pescara va a Venezia, dove potrebbe avere bisogno di punti. Quindi seriamente iniziata la retrocessione. Per me l'Avellino. L'Avellino, ma anche per l'ambiente che c'è in questo Giuseppe momento. Tambone, Lentella, e abbiamo deciso secondo le tre di quelle lì che retrocederanno, play-out. Quart'ultima e quint'ultima? Beh, Lentella sicuro farà i play-out, però non... Quindi per te Lentella? Una delle play-out. Sì, e l'altra? Dobbiamo decidere anche l'altra. L'altra dipende molto dal Pescara domenica. Sì, eh? Novara c'ha 42.
ed è fondamentale. Se il Pescara dovesse vincere Novara, il Novara non lo vedo tanto bene. Beh, effettivamente. Guarda, perché la, sì, i punti, fai presto a fare i conti, fermo restando che la Cremonese ha 44, secondo me si tira fuori. Ecco, sulla carta Novara Pescara, Cesena potrebbe correre il Novara deve giocare per vincere? Perché dopo c'è 42 dobbiamo vedere anche le due partite che restano, sinceramente non ce l'ho presente. Bisogna capire il calendario, però io credo che no, Novara vista dalla parte del Novara, la partita col Pescara è una partita da vincere, ma assolutamente da non perdere. Non perdere, quello è il discorso. Cioè, soprattutto il perché punto, c'è Ascoli Avellino come scontro diretto. Il punto... Forse al Novara non gli va bene, ma cioè, non prendere nemmeno quel punto, certo, sarebbe complicatissimo. 46 è difficile arrivarci, guarda che se ci vai a pensare, 46, a chi c'è? Effettivamente, beh, quindi diciamo che a 47 sia al sicuro. Cioè, delle squadre lì sotto, quella che è nata e sta ancora lottando con le unghie e con i denti per salvarsi è l'Ascoli. L'Ascoli, sì. Ed è mentalizzata proprio, sì, per questo tipo di situazioni, nelle difficoltà, a questo allenatore che riesce a cambiarlo, modificarlo, a, sì, dargli quel qualcosa che c'ha. Certo, è comunque autore di una rincorsa, niente male, e quindi comunque no, bisognerà vedere anche mentalmente come reggono. Però è chiaro che comunque è un grande rompicapo l'Ascoli, la lotta, ma guarda, la fate vedere le partite dell'Ascoli. Sì, sì. L'Ascoli ha l'Avellino e Brescia in casa e Brescia in casa e poi va a... No, Ascoli Brescia è l'ultima. Sì. Sì. E poi a Pescara. E viene a Pescara. E poi viene a Pescara. Quindi, chiaro, secondo me l'Ascoli 5 punti li può fare. Ma al di là della matematica, io faccio un ragionamento L'Ascoli di vedere. Se batte l'Avellino. Infatti ti ho detto, l'Avellino, in base a tutto dipende da Ascoli. Se batte l'Avellino, la missione è pressoché completata. Se vedi già oggi che se manteneva lo 0-1, sì, ecco, l'Avellino c'ha il vantaggio 40, che la 41esima c'ha lo Spezia che non c'ha più niente. Ah, l'Avellino Spezia, hai ragione. Quindi comunque, si fa ingarbugliata la lotta per evitare i play-out. È un campionato bellissimo, molto bello, avvincente, ma soprattutto anche per la promozione in diretta. A me il discorso di quelli, cioè, che non hanno niente da dire al campionato. Se noi andiamo a vedere, e ringraziamo Dino D'Angelo perché ci ha fatto vedere tutte le giornate, sì, che restano da qui alla fine, però se andiamo a vedere la lotta per il secondo posto, per la promozione in diretta, non è stata mai così avvincente come quella come quest'anno. Domenica, cioè, sono in corsa 5 squadre. Frosinone e Brescia, 5 squadre. Sì. Chi più chi meno, sì, diciamo uno, che uno, due, tre squadre. No, sono quattro squadre, dai, diciamo quattro, diciamo squadre. Diciamo pure il Venezia, ma... No, diciamo quattro squadre, dai. Cioè, Venezia, Venezia il ritardo di 3 o 4 punti su 3 partite per il secondo posto, ha l'obbligo di provarci, ma obiettivamente... Beh, adesso c'è Venezia Foggia, il Parma gioca a Cesena, insomma... Si può fare, è tutto, però, da vedere, Frosinone gioca col Frosinone Pescara, che c'entra? No, che c'entra Frosinone Pescara? Questa è Frosinone la classifica. Sì, la classifica. Va bene, ormai siamo arrivati anche noi. Allora, no, volevo solo dire che Di Carlo ha schierato il Novara secondo i canoni del 4-4-2. Oggi Montipo Trepali, Golubovic, Del Fabbro, Treste, Calderoni a comporre il reparto arretrato, Moscati e Di Mariano esterni, Orlandi e Casarini in mezzo, davanti Puskas e Macheda, che però sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Oggi è stato espulso nel corso della partita di Cremona. Chi potrebbe giocare? Non ha giocato Dickman oggi, che è un buon giocatore. Giuseppe? Sì, assolutamente, è il terzino, sì. No, vabbè, giocatore che secondo me forse ha fatto già fatto un po' di turnover probabilmente. Sì, oggi. Ma credo che sia già fatto un anno di troppo, un anno e mezzo di classe troppo. Classe 96. Ha fatto un anno e mezzo di troppo in Serie B. Invece un giocatore già pronto. Secondo me al posto di Macheda potrebbe far giocare Chiaria lì, sì, davanti, come a supporto del Sansone. Una punta un po' più centrale. Chi si è perso quest'anno è Sansone. Però attenzione, c'è anche Maniero, eventualmente pure. Maniero Sansone, sì, che secondo me si è perso. Sì. Sansone oggi non era neanche in panchina, quindi evidentemente aveva avuto qualche problema di natura fisica. Sì, assolutamente. Ed è ancora relativamente giovane, perché è un 87, voglio dire. Però le partite che ha giocato le ha fatte bene, sì, non le ha giocate con regolarità, sì, molte, però quelle che ha fatto. E vinse il campionato nel 2015 col Bologna, il famoso spareggio, sì, contro il Pescara, quando segnò tra l'altro uno dei gol di quella partita di ritorno. 22-34, anzi 35 per la precisione, ci fermiamo qui. Grazie ad Aldo Fattore. Grazie a te. Saluti.
saluti, non può mancare a tua moglie. A Romina, che la salutiamo. Ciao Romina. Agli occhi più belli di Pescara. Sei gentilissimo. Grazie Aldo Fattore, grazie a Giuseppe Tambone. Naturalmente salutiamo anche la tua dolce metà, Patricia, che è dietro le telecamere. Cioè, sì. Non so, secondo me si è annoiata tantissimo. Ah. Però insomma, alla fine. Soprattutto soprattutto con i numeri, quando abbiamo cominciato a sparare i numeri. Allora, è uscita da qualche altra parte. Dica a suo marito di levarsi la fede. Addirittura. Perché no, la massacra sempre. Ah, la massacra. Va bene, con grazie ancora Aldo Fattore, Giuseppe Tambone, grazie a Dino D'Angelo, regia, a voi per l'attenzione. Naturalmente ci rivedremo con Terzo Tempo Live sabato alle 20 per commentare Novara Pescara. Grazie e buona serata. Manipulate my decision.